Siamo con il direttore generale della Rai Mutua, dottor Luca Filippone. Insomma, oggi una conferenza stampa intanto straordinaria per la location e per le persone che erano presenti. Adesso inizia il progetto. No, inizia il progetto, inizia bene, come vedete inizia con slancio, con passione, c'è voglia di continuare, di lasciarsi alle spalle comunque 2 anni che sono stati straordinari come risultato. Poi è mancata la ciliegina, ma si rilavora per ridarci un'occasione di ciliegina nuova e sono sicuro che ci sarà. Ci vuole gente che venga sul progetto, ci vogliono aziende, ci vuole amore per il territorio vero. E dunque avere persone con noi sono molto fiducioso. E il dottor Avino, nuovo patron della società, alle spalle abbiamo sentito nomi importanti a partire da Rai Mutua e Banca del Piemonte. Insomma, è partito un progetto molto ambizioso. Quali sono, secondo lei, le primissime cose che bisognerà fare nelle prossime settimane? Ma queste le conosce bene Davide Avino, io faccio il title sponsor e nient'altro, ma diciamo quello che mi fa piacere sottolineare è che abbiamo in Davide Avino una persona che ha capacità imprenditoriale, ma come ha detto lei, mi pare, è proprio anche un sognatore nel bel senso della parola, cioè ogni imprenditore deve avere voglia di fare qualcosa di speciale, credo che lui ce l'abbia e l'ha fatto già in ambito della sua realtà di Argotech e sono sicuro che possa dare grande aiuto anche a tutti noi tifosi del basket torinese, sognare in grande. Lei non ha mai mancato praticamente nessuna partita al palazzetto, è pronto a ritornare a ci vedere sono. Il pubblico? Sì, sì, io ci sono e più pubblico ci sarà, meglio è, ci vado sempre con piacere, con mia moglie, noi ci siamo. Dottor Avino, nuovo patron dell'Area Mutua Basket Torino, intanto se le piace il termine patron, presidente, come vorrà essere chiamato? Ma io vorrei essere chiamato David, un appassionato di basket che segue il basket e che in qualche modo vuole riportare il basket a certi livelli all'interno del territorio. Alle spalle abbiamo visto l'Area Mutua, Banca del Piemonte, la città di Torino con la sindaca Chiara Pendino, una delle prime e più importanti appassionate. Lei ha fatto riferimento al territorio e ha battuto tanto su questo. Cosa si aspetta veramente nelle prossime ore dopo questa conferenza stampa dagli imprenditori del territorio? Ma io mi aspetto che le aziende che in qualche modo hanno preso, che sono ben localizzate sul territorio, possano rispondere e ridare qualcosa al territorio. Ridare qualcosa al territorio significa anche partire con i giovani e magari portare il basket ad un certo livello. Abbiamo bisogno di loro per fare una squadra sicuramente promettente e per cercare di spingere il più possibile questa nostra passione. Il messaggio che vuole lanciare Davide Avino ai tifosi è, se può dirci più o meno, so che lei ha i tempi molto stretti, la campagna abbonamenti, diciamo un'operazione che è di avvicinamento, un primo avvicinamento ai tifosi. Ma innanzitutto il primo avvicinamento lo farò già oggi pomeriggio, perché ho chiesto oggi pomeriggio di incontrare i tifosi. Questo fa capire anche di una persona che arriva dalla curva, che ha visto sempre le partite con una certa passione, e secondo me i tifosi sono assolutamente fondamentali. Ho chiesto di incontrare qualcuno oggi pomeriggio, questo secondo me è già un messaggio importante. I tifosi devono ritornare al palazzetto, si spera, incrociando le dita, che finisca questa pandemia nel più breve tempo possibile, perché la squadra ha bisogno di loro, la squadra ha bisogno soprattutto della loro passione, del loro tifo, per cercare praticamente di fare cose grandi. Annuncerà prima l'allenatore o un giocatore? Parliamo un po' di mercato, perché quello che poi... Annuncerò prima l'allenatore, di sicuro, perché quando prendi a quel punto la decisione dell'allenatore, sarà l'allenatore che sceglierà i giocatori. Sarebbe assolutamente errato fare l'inverso. In conferenza stampa sono stato un po' così, ho buttato qualche nome, ho fatto il nome di Edoardo Casalone. Non voglio metterla in difficoltà, però potrebbe essere il profilo giusto per questo nuovo progetto? C'è lui, così come ci sono altre persone che ho ascoltato in questi giorni, e nelle prossime ore decideremo. Sicuramente il profilo giusto è quello di una persona giovane, una persona che, come dicevo prima, ha voglia anche di sporcarsi le mani, di portare la sua passione, e sporcarsi le mani significa anche dare una mano a quello che può essere la costruzione del settore giovanile, e a quel punto decidere anche assieme al responsabile del settore giovanile quelli che sono degli elementi chiave magari da farsi dire direttamente sulla sua panchina.